sono in palio Victor contro Rocky Bellinger, match inedito qui a Civilization. Questo Victor è davvero diventato un'altra persona, Da quando ha intrapreso questa avventura con questa nuova famiglia, quella degli Emmett, è cambiato in maniera incredibile. Cioè, questo non è più quello di prima, è un'altra persona. C'è uno che nel Money in the Bank non è che abbia fatto molto, sinceramente, a parte buscarle, la David Johnson, la Mister più un po' da tutti, Rocky Bellinger, che però non le dà molto spettacolare, nonostante magari, guardate, non è che la panza non gli manca, anche due belli bicipiti, però è molto agile, ti fa delle manovre incredibili. Di certo è un match curioso questo, magari non durerà tanto conoscendo i due atleti, però non tanto per Rocky quanto per Victor. Negli ultimi match magari sono sempre durati molto pochi, perché Victor ha una duplice manovra finale: o la PKO che è dal nulla, o il Judas Kiss che ti prende da lì, non ne può più uscire, insomma ti butta al suolo con quella botta tremenda. Presentazioni in stile giapponese, si può partire per il match valevole per il titolo Television, titolo detenuto attualmente da Victor Emmett, che viene ovviamente difeso ogni settimana, un Victor che l'ha preso due settimane fa da Kratos. Si può partire, e veramente Rocky Bellinger era assalto con questo dropkick, quasi una gamba soltanto, ma elevatissimo. Ancora Rocky fa segno, questa sorta di Silver Slam quasi non accompagnata, poi dropkick all'angolo, ancora è Victor, però buona alle spalle, lo gira, attenzione, colpo ben portato, Rocky cerca di sgusciare via, ci riesce di nuovo, attenzione, ma tenta colpo, ma colpo quasi in addominali, bruttissimo colpo di Victor, ancora lì, serie di colpi tremendi. E allora, body slam da parte del membro dell'Emmett Land, il campione di Television, si fa segno anche con un knee drop ben portato, Rocky cerca di reagire molto bene, poi ancora, Rocky Bellinger lanciato via, se lo scrolla di dosso, il campione Television, che ora si mette anche a fare un po' di maratona, un po' di corsa, attenzione qui al crucifix, uno, appena uno, soltanto conto di uno, insomma si deve fare molta strada, Rocky si sbaglia completamente, ancora lui, ancora Victor, jawbreaker però di Rocky, che attenzione, prende le misure e fa segno con la Randy Senton, schieramento, uno, soltanto uno, e forse anche quello, forse neanche quello, Rocky qui esulta, attenzione, serie di colpi, di nuovo, parato stavolta, bravo Victor, alle spalle, attenzione, entra a fare, dropkick, stavolta lo segue il membro dell'Emmett Land, il dropkick, ancora serie di colpi, io lo penavo, attenzione, però del colpo, Victor qui, sì ragazzi, va a segno, con il neckbreaker, con lo spezzacollo, Victor fa sempre quello colpire, attenzione per Rocky Bellinger, attenzione a Bellinger che reagisce in qualche modo, che mossa ragazzi, davvero stranissima, attenzione al carbo stompo,
Attenzione al curb stomp, attenzione al curb stomp. Lo mette lì Rocky qua, niente a fare, all'angolo ha sbagliato completamente tutto. Victor addirittura manovre illegalissime. Qua Rocky sembra essere stordito, qua Rocky sembra davvero essere stordito. Victor lo porta quasi al centro del ring, dentro lo schienamento. Uno, è soltanto uno, soltanto uno. Attenzione, di nuovo salta a segno, sì, sotto il neck breaker. Bravissimo Rocky Berlinguer, bravissimo. Di nuovo, fa con Shelton, ce l'ha, e fa segno anche stavolta. E fa segno anche stavolta. Incredibile, per dropkick Rocky Rappaletto, attenzione. Sbaglia completamente. E qui Victor, Victor Emmett lo va a prendere per la Super Silver Spoon DDT. No! Che legnata, ragazzi. E qua siamo forse pronti per il WK Yo, per la sua originale manovra finale. No, invece prima un braccio teso, prima un braccio teso. Victor Emmett, attenzione, sbaglia il roll-up qui. Uno, soltanto uno, soltanto uno. Attenzione, dropkick. Dropkick, niente a fare. Victor avrà perso l'attimo qua, e anche Rocky forse, che cerca di vincolarsi in qualche modo. Rocky Berlinguer, niente a fare. Victor di nuovo, Victor di nuovo, attenzione. Oh, serie di stomp, i suoi stomp micidiali, quelli stomp che gli hanno concesso il titolo. Beh, qua è finita, ragazzi. Lo ha distrutto. Uno, due, e non c'è tre. Clamoroso qua. Attenzione, va voto qui. E va a segno, sì. Victor è andato a segno con il backdrop. Rocky Berlinguer è senza difese. Rocky Berlinguer sta per incassare la Vigilio, la mossa definitiva. No, niente da fare, niente da fare, niente da fare. Oh, e qui va a segno. Se la gioca, se la gioca, attenzione, se la gioca con crossbody pazzesco. Mamma mia Rocky, cosa ha fatto qui? Mamma mia, cosa ha fatto Rocky? Cosa ha fatto Rocky? Roll-up, roll-up, attenzione. Uno, due, no, ci sono le corde, ci sono le corde. Attenzione, collisione. Invece adesso molto bello, però qui Victor si divincola in qualche modo. Attenzione allo schieramento qui. Uno, appena uno, soltanto uno, soltanto uno. Il Victor Emmett, attenzione che viene messo giù. Rocky qua può chiudere, forse con il suo crucifix and bar, forse con il suo crucifix and bar. Qui perde tempo, perde tempo e sbaglia, dai, che raccio qui di Rocky Berlinguer. Però attenzione, si sì, riesce, riesce adesso. Attenzione, attenzione ragazzi, però non è stato colpito molto lì, e infatti Victor Emmett riesce a divincolarsi molto presto. Attenzione, attenzione, di nuovo spinning kick, a vuoto. Stavolta l'ha fatta fuori dalla tazza, dai. Qua un volo come se fosse in piscina, dai. Uno, soltanto uno, ma che rischio, che rischio. Dropkick di Rocky Berlinguer, che cerca di reagire in qualche modo. Attenzione, parata ancora al colpo, tenta una DT, no, riesce a sweep, ma c'è combattutissimo. Attenzione ancora, ancora Rocky Berlinguer di nuovo, lo sfiora soltanto, ma quel tanto che basta per poi andare a colpire con una ginocchiata. Attenzione, tentativo di pinfall, un po' troppo velitario secondo me. 1-2, infatti c'è la kick out del campione Trevisan. Ora Rocky viene lanciato, attenzione, qui sbaglia tutto. Salva, Pirodi si salva. Match assurdo, match bellissimo tra questi due. È vero, un match incredibile. Rocky lo rialza, attenzione. Entrambi sono stanchissimi. Lo fa Rocky qua. Dai, my kick! Altra manovra allucinante. Che bel match, ragazzi. Per il titolo Trevisan. Rocky prende le misure di nuovo. Di nuovo, attenzione, sbaglia completamente. Qui Victor lo va a prendere, qui Victor lo va a prendere, lo fa correre. Attenzione, devo sempre idea. Power Slam, ragazzi.
ragazzi, qua è tempo di chiudere i giochi. È tempo di chiudere i giochi. 1, 2 e 3. L'avevo già vista questa cosa. La power slam di Victor Emmett molte volte non lascia scampo. Match combattutissimo, un finale un po' amaro sinceramente, però sai, il match è stato davvero da 10, è un match pazzesco, combattuto fino alla fine. Davvero ben combattuto da entrambi, qua Rocky Bellingham ci ha andato da vicino, ma non è bastato. E quindi Victor Emmett è ancora campione, ma tra 7 giorni insomma il titolo lo dovrà ridifendere. Quindi almeno la Civilization ogni settimana lo difenderà, non magari al Purview, ma sempre a Civilization ogni settimana dovrà farlo. Jason, certamente un atleta su cui la federazione dovrà puntare nel prossimo futuro. Oggi farà coppia con il suo migliore amico, con l'uomo che delle tante battaglie, è Tox Trevor, il campione di WF. Quindi uno che conosce bene, sia come avversario che come amico. Anche se due alla fine non hanno mai fatto coppia insieme, Refor ragazzi, tutti con lui a strillare e gridare yes, perché questa, insomma, questa sera ha ancora la cintura di campione del mondo TWF, che vuol dire che avreste meno ha trionfato battendo un plan corta in grande spolvero. Però alla fine Entox Refor da una grande battaglia ha dimostrato di essere un degno campione del mondo TWF. Oggi farà squadra con Paul Jason, bella cosa. Ed ora passiamo alla classe vera e propria, ragazzi. Quella di un mercenario in piena regola e quella di un ballerino mercenario. Questi due alla fine potevano fare anche le guardie del corpo, diciamo, della JM Crox, i Megastars, eh? In effetti potrebbero anche costituire, insomma, una sorta di guardie del corpo di Garz, no? Di un Crox che però, insomma, questa sera licenzierà in diretta mondiale il suo grande avversario di WrestleMania, Roxton. Beh, si può iniziare, iniziano Mike Morton e Paul Jason. Beh, entrambi, sia Mike Morton e Paul Jason, sono due che in futuro potranno far molto. Qui intanto Spinning Kick, anche se Mike Morton è da più anni rispetto a Paul Jason in questa federazione, dal 2016, Paul Jason dal 2018. Beh, sono sempre tanti anni che ormai cavalcano queste le onde della WWF, perciò insomma il tempo ne è passato per entrambi. Il toss di Mike Morton e subito vuole dimostrare di che pasta è fatto, però qui Paul Jason oggi vuole chiudere il match
semplicemente in maniera pazzesca. Lo fanno insieme a Tox Reforo, non più lancia razzi addirittura. Adesso Reforo, l'uomo legale. Però qui McMorton con backdrop riesce ad incolarsi, forse chiederà il cambio, no, prima lo fa correre, invece no, viene ribattuto lui. Attenzione, allora, flotto per neckbreaker, spezza collo, stavolta è McMorton a dare il tag a KGD. KGD preso qui, forse è l'anello debole, oppure qui va a colpire con una certa forza là, sul torace del suo contendente, del suo avversario. Beh, i Megastars dovessero battere comunque questa coppia, che comunque non è una coppia formata da due prese a caso, eh. Cioè, c'è un po' Jason che è un grande amico di Tox Reffer, ma campione WLF, davvero lottatore meraviglioso. D'altra parte c'è il campione di WLF, quindi insomma non sono due atleti così prese a caso. Ora Carrana intanto, da parte del campione TWF, che sta facendo capire a KGD che passa è fatto, però KGD è un abituato a subire. E qua bello belli, qua lo rialza, attenzione, big boot, tremendo, tremendo, davvero molto bene. Però qui è riuscito, vinta ancora da Entox Refor, sbaglia qui, bravo KGD, bravo KGD, e sbaglia tutto a prendersela con Paul Jason, che ha la meglio, facendolo collassare all'esterno del ring. Attenzione Paul Jason qui, che manovra, un half Nelson backbreaker e poi un di troppo. I due si intendono a meraviglia all'esterno del ring. Poi il Paul lo riporta al centro, ovviamente, e i due vorranno certamente vincere in maniera consapevole, degna, leale. KGD qua viene colpito da un big boot tremendo. Attenzione, KGD va vuoto, il Tox Reffer è strepitoso, calf kick poi. Allora KGD deve darsi un attimo di pausa. Rientra nel ring, vediamo se lo fa adesso. Ma non riesce, mamma mia, Reffer al comando totale del ring. Con lui lascia passare qualcosa insomma di utopico, perché lui veramente non lascia passare, anzi va a colpire di nuovo, uno schiaffone e poi un big boot. Che GD deve assolutamente dare il cambio, che veramente non riesce a far molto. Braccio destro di McMorton, buona buona questa azione offensiva di McMorton, che poi lo va a colpire con un pugno chiuso. McMorton e Reffer sono stati i protagonisti in passato di buoni e buoni match. Ricordiamo Reffer la rivalità appunto nei Megastars, che era 6-7 mesi fa, che ha portato Tox Reffer a un altissimo livello di popolarità dopo la grande vittoria, se non sbaglio, di Night of Champions. Però insomma ora Reffer è tutta altra pasta. Qui il colpo quasi illegale, qua colpo rischioso anche perché è ai limiti del regolamento. Allora Rush Avec Sweep, ottimo, ottimo. Vediamo adesso se KGD farà buona figura. Vediamo, attenzione, sì, va a segno con German Suplex. Cambi rapidi tra KGD e McMorton, attenzione, big boot. Reffer qui sta veramente rischiando di fare una brutta figura, anche se qui reagisce alla sua maniera, ovvero con l'agilità, con una tough kick. Attenzione, big boot a vuoto, con Jason è fresco polla, è fresco polla. Poi lo fa correre, vediamo se è una buona idea, vediamo se è una buona idea. Attenzione, invece non è una buona idea, German Suplex. Big boot poi, mamma mia ragazzi, tremendamente devastante questo KGD quest'oggi, che non lascia nulla a caso. Poi esulta, dice vieni qua pivello, vieni qua, ma poi Jason no, lo va a prendere con clinch. Match adesso molto molto importante, perché siamo nelle fasi di zone più concitate. Paul Jason, molto importante, attenzione, gambetto di Paul Jason, che GD qua forse vorrebbe entrare a fuga. Allora ci locca con ginocchio lì, attenzione, qui dovrebbe intervenire McMorton, non riesce. Ah, Paul Jason deve lasciarlo. Paul rialza il versante, mentre belli dubelli di McMorton su uno stanco Reffer, devo dire uno stanco Reffer. Match dalle fasi concitate, che GD va dal paletto, non so se è una buona idea, fa il boss smash, ma va completamente fuori misura. Ed ora con Jason ha il match in pugno. Ha il match in pugno, che vuol fare? No, aspetta il tavolo, non va bene. Allora lo riporta sul ring. No dai, lì c'è KGD, colpa di Zebedee, poi qui KGD
vuole chiudere, che GD qui vuole chiudere, attenzione, lo rialza, attenzione, sbaglia tutto, allora Bolgerson lì, no, vuole la sua DDT, vuole la DDT sulle pro ring, e qui le dai segue, mamma mia ragazzi, che GD distrutto all'esterno, questo è un bruttissimo colpo, e tu che serve l'applauso comunque, applaudito l'azione di Paul Gesso, che però qui GD ritorna in sesto e lo va a colpire, attenzione, sbaglia completamente, però attenzione, sbaglia, che GD qua è pronto a chiudere, attenzione che GD qua è pronto, non deve distrarsi, è il momento giusto, è il momento giusto, no, il KO Lariat, è possibile, no dai, non è possibile, lo ha messo capo, lo ha messo capo, 1, 2, no, c'è il refero che fa collassare il corpo di McMorton su KGD, che mamma mia, qui il refero ha utilizzato l'intelligenza pura, naturale, e Shooting Star presta fermo di Paul Jason, e poi attenzione, backdrop assurdo, backdrop assurdo, però qui c'è il tag finalmente a McMorton, vediamo se va a segno, vediamo se va a segno, sì, butta giù Paul Jason, e poi butta giù anche refor, è il momento di McMorton, è il momento di McMorton, attenzione, lo può prendere, codice blu, codice blu su Paul Jason, 1, 2, no, non ci credo, no dai, non ci voglio credere, non ci voglio credere, Paul Jason resiste stoicamente, addirittura negli occhi qua, anche un po' illegale, sleale, Paul Jason che prova le spalle, e c'è il Liberty Backbreaker, che manovra di Paul Jason, che ora penso possa provare a chiudere il match, dove va Paul, forse dare il tag, è il momento di refor che è freschissimo adesso, adesso refor è freschissimo, attenzione, refor qui può provare anche la chiusura, match che dura da 7 minuti, gran bel match tra queste due coppie, di troppo, Detox refor, attenzione, serie di colpi, bravo ancora, è morto, no, cerca di reagire, sbaglia tutto, a drag di refor, comeback assurdo, Detox refor, che fa passare la Frankensteiner, oh, ora è rana qui, e stand in moonsault, Detox refor is on fire ragazzi, quando fa così non lo ferma più nessuno, non lo ferma più nessuno, non ci credo, Muscle Buster, oh, Consequences, vedete un po' voi, oh, Mexican Stretch Buster, tutto a casa, 1, 2, no, c'è il kick out, attenzione, no, codice blu a vuoto, codice blu a vuoto, fa segno, top kick, ed ora, refor penso voglia chiudere il match, refor penso voglia chiudere, con lo schieramento, 1, 2, e no, c'è il 3, clamoroso, McMorton non effettua il kick out, poi Jason e Dentox refor vanno a trionfare. Gran bella vittoria da parte di entrambi, se lo sono meritato, anche se il finale sarà un po' così, proprio il calf kick di Detox refor, che è una delle sue trademark moves, ma insomma sarà un'ora risolutiva questa, dopo un bel match comunque, un bel match di coppia tra queste due squadre, vinta alla fine da Paul Jason e Detox refor.